Il professore Gregorio Laino ha tenuto la lezione magistrale, ma è anche presidente del congresso che ci ospita qui oggi. Ma con orgoglio corallino dico anche che è un mio compaesano. Presidente, un commento su questo congresso che ormai è diventato un appuntamento fisso, ma che sembra aver perso, da un punto di vista prettamente applicativo, la sua circoscrizione all'Irpinia, ma si è molto esteso. Sicuramente il presidente Iandolo, che tra l'altro ricopre una carica istituzionale importantissima perché è il presidente delle commissioni albo notoriali di tutta Italia, è un irpino, è di questa terra e ha fatto sì che nel corso degli anni, dei decenni possiamo dire, perché oggi è la 15ª edizione, ha fatto in modo che questo, che era un appuntamento circoscritto al territorio, diventasse un appuntamento nazionale. Oggi sono presenti in questo congresso tutte le figure istituzionali che rappresentano l'odontoiatria a vari livelli e tutti quanti i vertici di queste strutture, quindi è un motivo di orgoglio per l'Irpinia, per il dottore Iandolo e per noi, i suoi amici, perché lo abbiamo sempre supportato in questo suo percorso, essere presenti qui. Per quello che riguarda la mia persona, la mia figura istituzionale, sono stato il presidente del corso di laurea per tanti anni, sono l'ordinario di chirurgia orale e ho fatto una carrellata di quello che si è fatto nell'excursus professionale per tanti anni nella nostra pratica professionale. Per me è stato un motivo di grande orgoglio che il dottore Iandolo ha affidato alla mia persona l'inaugurazione di questo congresso. Lo tengo sempre in terra irpina con grandissimo affetto, grandissima considerazione per Raffaele e per l'odontoiatria irpina che è degnamente rappresentata. Il tema di quest'anno è l'odontoiatria protesica, un tema prescelto. Sì, un tema concordato, vede qui presente l'Accademia Italiana di Odontoiatria Protesica ai massimi vertici e quindi è una, tra l'altro, una branca dell'odontoiatria estremamente importante e socialmente significativa. Le cure odontoiatriche debbono essere appannaggio di tutti, questo è il filo conduttore che ci si augura possa essere recepito anche a livello governativo, a livello dei massimi esponenti politici, perché l'odontoiatria non debba essere una pratica ancillare, ma a disposizione della popolazione intera. Quindi possiamo dire che questo è l'inizio di un turno di due giornate dove con orgoglio la sanità campana mette in atto la sua competenza e anche la sua forza empatica verso le altre regioni e le altre branche. Sicuramente. La presenza di ospiti illustri che provengono da tutte le regioni d'Italia, grazie all'impegno e alla dedizione di Raffaele Iandolo, del presidente, torno a ripetere, della CAU nazionale, è foriera di questo risultato che lei auspicava. Grazie mille, grazie.